Bologna in caso di vittoria, avrebbe ugualmente incontrato l'Empoli, prima in Toscana, poi al Moncagatta, per decidere il proprio destino in questo interminabile campionato di Serie C1. Troppe le assenze di rilievo nella formazione di ieri per poter far propria la partita, anche se l'Alessandria ci ha provato ugualmente, nonostante il gran caldo, impostando la gara per uno sterile predominio territoriale, mentre la Pro Sesto, che per onor di cronaca ha preso per la prima volta nell'anno il premio partita proprio ieri, ha giocato una gara di contenimento lanciandosi in ficcanti e pericolosissimi contropiede. Non succede quasi nulla per mezz'ora, poi la prima occasione da rete per l'Alessandria al 28esimo, un doppio tentativo di tiro di Pugliatti, respinto il primo, sotto la traversa il secondo con grande parata di Perrone in calcio d'angolo. Un minuto dopo, gol mancato, gol subito, 1-0 per la Pro Sesto, difesa sbilanciata, Olivari lanciato in profondità sul filo del fuorigioco, elude l'uscita di Bianchet e infila. Al 33esimo, bella combinazione della Pro Sesto sulla sinistra con l'asse Macellari-Olivari, con cross di quest'ultimo sul quale Bianchet anticipa l'intervento di un avversario. Tre minuti più avanti, ancora Olivari da destra, questa volta serve il capitano Melosi che tutto solo, all'altezza del disco del rigore, sbaglia incredibilmente il raddoppio. Rovesciamento di fronte e Maddè cerca di sorprendere il portiere rubandogli palla con la testa, ma commette fallo. In chiusura di tempo ancora un'occasione per la Pro Sesto. Fulminante contropiede ancora di Olivari con cross che Tedoldi batte al volo in diagonale, sbagliando la mira di poco. Nell'intervallo mister Roselli pensa di dare più corpo all'attacco grigio inserendo Serioli, alleggerendo però la difesa e rinunciando al libero Tonini. In apertura porta subito un rischio questa decisione, infatti Olivari, ancora lui, lanciato da Falco, va solo verso Bianchet che gli devia il tiro, poi messo in corner dalla difesa. Al terzo il pareggio dei grigi, Perugi si lancia in area dalla sinistra e va giù al primo contatto con un avversario, è rigore e Serioli trasforma. Al quarto d'ora, ancora una volta Olivari, ancora una volta solo, cerca il primo palo di fronte a Bianchetta con l'esterno del piede destro, ma sbaglia di pochissimo, facendo però gridare al gol con la palla che si smorza sull'esterno della rete. Un minuto dopo, Macellari aggira Bianchetta, uscito fuori dall'area di rigore a sbarrargli la strada, ma si allarga troppo e Siroti recupera. Al 18esimo, Sabato, a 3 metri da Bianchetta, si ricorda di Dialma Santos e con un po' di fortuna libera l'area. Un minuto dopo Perugi indirizza fuori un rasoterra controllato da Perrone. Al 22esimo Crucitti, che vede Bianchetta fuori dai pali, ci prova da lontano ma sbaglia la mira. Al 24esimo un tiro di Olivari fermato ancora una volta da Bianchetta. Alla mezz'ora il raddoppio della Pro Sesto. Olivari, dopo uno scambio con Castelli, scatta sulla destra, il guardalino è davanti a lui, alza la bandiera, poi dopo uno scambio di occhiate con l'arbitro la abbassa, la difesa grigia però perde l'attimo e Olivari insacca il 2-0 dopo aver eluso anche l'uscita del portiere. Al 37esimo ci prova Maurino, appena dentro l'area scarica una bordata di destro che si infrange sul palo destro del portiere Sestino. Un minuto dopo Lazzini entra in area ancora dalla sinistra, forse il lato debole della difesa lombarda, e su un tackle che sembra sul pallone va a terra. L'arbitro concede con magnanimità il calcio di rigore e Serioli, dopo un tiro e molla dovuto all'invasione pacifica dei tifosi, cambia angolo di tiro rispetto alla volta precedente e si fa deviare la palla da Perrone. Ormai l'Alessandria non ci crede più, le notizie che arrivano dagli altri campi non sono confortanti e al 43esimo arriva il terzo gol della Pro Sesto, ancora Olivari, imprendibile ieri per i difensori grigi, serve Castelli che non ha difficoltà ad infilare Bianchet che oggi ne ha viste veramente di tutti i colori. Dunque destino ai playout, si riprende domenica prossima con la coda al campionato dallo stadio di Empoli alle 16.30.